Bella orridi! Il 17 marzo si festeggia l'Unità d'Italia. Perché? Ci sta? Che ne pensano gli italiani? Tutto questo è i discorsoni! Lo show di chi preferisce la morte piuttosto che la pizza all'ananas. Sigla! Italia. L'Italia è quel paese che non passa inosservato. Italia è l'amico scemo del gruppo che si ficca le patatine nel naso per far ridere la compagnia. Quello che è amico di tutte, ma che alla fine non si porta mai a letto nessuna. Italia è il paese che si intristisce pensando a quanto era popolare alle elementari, ma che ad ogni colloquio di lavoro proprio non riesce a non arrivare con le pezze sudate sotto le ascelle. L'Italia è il paese che amiamo. A volte. Ogni tanto. Vabbè, in ogni caso, tanti auguri Italia! Un saluto da Mattia! Il 17 marzo 2021 si è festeggiato il 160° anniversario dell'Unità d'Italia, una ricorrenza storica festeggiata a gran voce in uno dei paesi più uniti al mondo. Calma, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e facciamo qualche passo indietro. Pronti? Via! Ci troviamo nella prima metà del 1800. Le donne cominciano ad apprezzare gonne enormi di dubbio gusto nelle quali poter appendere i salumi a stagionare. Tra gli uomini cominciano ad andare di moda pantaloni che al giorno d'oggi potrebbe usare solo Achille Lauro a Sanremo, mentre i bambini sembrano piccoli goblin malvagi. La pizza non è ancora il piatto nazionale italiano, con il popolo che solitamente si nutre di frumento bollito servito con frumento al forno e con frumento alla griglia. Eh sì, c'era un filino di povertà. In vetta alle classifiche di Spotify troviamo Giuseppe Verdi e Sfera e Basta è ancora un incubo lontano. In Europa cominciano a serpeggiare le prime insurrezioni e quindi anche noi qui, che amiamo sentirci alla moda, decidiamo di fare un po' di casino ribellandoci ai signorotti locali. 5 giornate di Milano, dichiarazione Repubblica Venezia, i Borbone che concedono la Costituzione, bla 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 bla. Se volete la storia spiegata bene, andate da Barbero. Buonasera. Quel furbacchione con l'occhio malandrino di Carlo Alberto di Savoia decide di sfruttare il casotto che si sta spargendo e, mettendosi insieme a Papa Pio IX, Ferdinando II di Borbone e Leopoldo II di Toscana, decide di dichiarare guerra all'Austria, mettendosi a capo di una coalizione che ha lo scopo di scacciare gli austriaci dall'Italia, per provare a realizzare una qualche unificazione del cosiddetto popolo italico. Ad unire le diverse fazioni un sentimento patriottico derivante dall'unità culturale italica fondato sul periodo romano e sul Rinascimento. Oh, lì sì che eravamo belli uniti, eh? In breve, la prima guerra d'indipendenza fallisce. Passa qualche anno e arriva la gente seria, quella di cui ci ricordiamo veramente i nomi, tipo Mazzini, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II e compagnia bella. Sì, ho mischiato foto e nomi. Tanto lo sappiamo che conoscete solo Garibaldi perché avete la sua faccia stampata su qualche maglia made in Bangladesh. Seconda guerra d'indipendenza e finalmente si fa sul serio. Lombardia, Toscana e Romagna decidono di unirsi all'Allegra Combriccola, mentre dal sud, con la spedizione dei Mille, piano piano pure quei terroni dei Borbone vengono convinti a mazzate che fare l'Italia in fondo non è poi un'idea così brutta. Arriviamo a Teano, dove il re e Garibaldi finalmente si incontrano, si fanno il salutino tattico e piano piano, con i vari plebisciti in giro per la penisola, tutti decidono di unirsi sotto la bella bandiera verde, bianca e rossa. E indovinate un po'? Era il 17 marzo 1861 e Vittorio Emanuele II viene ufficialmente nominato primo re d'Italia. In realtà il 17 marzo 1861 non è che proprio tutta l'Italia fosse unita, eh. Mancavano piccolissime porzioni di territorio, tipo il Triveneto.
Oppure dei piccolissimi paesielli di provincia tipo Roma. Ma poi, con grande spirito di patriottismo e altre tre guerre e centinaia di migliaia di morti, finalmente si arriva alla mappa d'Italia che tutti noi oggi conosciamo. Fiume! Fiume ancora fa male! Arridateci l'Istria! L'Istria! Da quel momento finalmente tutti potemmo vivere felici in pace, gioia e prosperità, uniti sotto la bandiera che ci unisce tutti. O quasi. Non è un mistero che periodicamente cicci fuori qualche comunità che richiede l'indipendenza dall'Italia. E allora scopriamo assieme tutte queste piccole Catalogne made in Italy. E se siete di queste zone, fateci sapere la vostra nei commenti. Chi meglio di voi può spiegare le vostre ragioni a un magnapanettoni come me? Mettetevi comodi, si parte! Partiamo da quello che è senza dubbio il caso più celebre, il Sud Tirolo. Dapprima territorio romano, poi via via germanizzato, fino a divenire terra austriaca dal 1400 e fino al 1919, quando alla fine della Prima Guerra Mondiale venne annesso all'Italia, trasformando in italiani 200.000 cittadini di lingua tedesca ed estendendo il confine dell'Italia a quello geografico delle Alpi. Ad oggi è provincia autonoma e il 64% della popolazione qui appartiene al ceppo linguistico tedesco, da cui, semplificando a bestia, la voglia di secessione nasce per motivi etnico-culturali. Oltre che credo che se la prendano perché gli continuiamo a sfottere quei cazzo di canederli, dai. Palle di pane in brodo. Ma che cucina è? Proseguiamo con i Venetisti, il movimento per l'indipendenza del Veneto. Qua ci si rifà all'antica Repubblica di Venezia e c'è una forte componente del dialetto e della cultura regionale. Il Veneto è Italia dal 1866, dopo che tramite plebiscito il 99,99% della popolazione votante espresse la volontà di unirsi al Regno d'Italia. Ad oggi le ragioni per la secessione sono in realtà prettamente economiche più che culturali. Una votazione valida non è mai stata fatta, ma si stima una buona percentuale di popolazione a favore della secessione. Nonostante ciò, l'ultima comparsata è alle regionali del 2020, in cui il partito indipendentista prese il 2,4% del voto. Quindi non rompete i coglioni! In Sardegna, secondo alcuni sondaggi, il sentimento indipendentista coinvolgerebbe una buona fetta di popolazione, che si attesta attorno al 40%, e i partiti indipendentisti storicamente collezionano di volta in volta attorno al 20% dei voti. Qua i motivi sono da ricercarsi in una realtà umana molto diversa rispetto a quella del resto della penisola, con interessi specifici molto particolari e anche antiche tradizioni etniche e culturali molto diverse rispetto a quelle dell'Italia, tipo mangiarsi il cazzo di formaggio coi vermi, dai, ma che schifo è, dai. Cioè. Chiudiamo la carrellata con l'indipendentismo siciliano. Anch'esso si basa su principi culturali che vedono la Sicilia come una nazione che possiede una propria storia, una propria cultura e una propria lingua differenti da quella italiana. Poi c'è quello valdostano, che vorrebbe un'organizzazione della Valle d'Aosta con federalismo e cantoni, sul modello svizzero, e quello dei neoborbonici, organizzazioni che si rifanno al Regno delle Due Sicilie e a un'epoca d'oro perduta al momento dell'Unità d'Italia e dei soprusi subiti dal Nord. Epoca d'oro che però, ad onor del vero, non pare essere mai esistita, o almeno non ci sono prove a riguardo, eh? Mannaggia Garibaldi! Insomma, una bella varietà di ragioni, ma quindi in definitiva, che ne pensano gli italiani? Negli anni sono stati effettuati diversi sondaggi circa l'Unità d'Italia, che affermano che non così in fretta. Siete iscritti al nostro canale? Se non fatelo, cliccate l'iconcina qua in basso. Dai, ci aiutate a crescere. Eh? E dai, su. Negli anni sono stati effettuati molti sondaggi, i quali hanno ripetutamente affermato che... sì! In realtà, la maggior parte della popolazione è a favore dell'Unità d'Italia. Ah, ci chiamiamo burini, polentoni, terroni, calafricani, ma in realtà ci vogliamo un mondo di bene.
Secondo un sondaggio Demos, l'88% della popolazione si dice orgogliosa di essere italiana e l'84% valuta positivamente l'unità d'Italia. Secondo IPR, l'80% della popolazione vuole festeggiare l'unità d'Italia. Secondo Civicom Demoscopea, il 95% della popolazione voterebbe a favore dell'unità d'Italia, qualora servisse nuovamente. Insomma, c'è poco da dire, tutti uniti, tutti insieme, tutti felici. Più o meno, insomma. Perché alla fine, nonostante questo, il 45% degli italiani si identifica maggiormente con la propria regione che con lo Stato, e uno su tre si dice totalmente cosmopolita. Inoltre, il razzismo interno è piuttosto sentito, un italiano su tre ritiene ancora il Sud un peso, e nell'ultimo sondaggio Ipsos emerge come gli italiani ripongano più fiducia nei comuni e nelle regioni piuttosto che nello Stato. Insomma, poche idee e molto confuse. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei... No, aspetta, stavolta ve l'ho già chiesto 14 volte, lasciamo stare. Noi pensiamo che dobbiamo restare uniti, perché divisi siamo piccoli, mentre insieme ci si fa forza. Italia, Europa, mondo! Non possiamo che arricchirci nelle nostre differenze, perché in fondo siamo tutti esseri umani. A parte i rom. I rom mi fanno schifo, rubano, puzzano. I napoletani, tanto chiasso inutile. Per non parlare dei veneti, terroni del nord. E i calafricani, no, non devo lasciare che prenda il controllo. Padania libera, figa. Bella Orridi, abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete commenti, scriveteli qua sotto. E se ci volete supportare, iscrivetevi al canale o condividete il video. E se volete un bel riassuntone, vai col riassuntone! L'unificazione dell'Italia è stato un processo lungo e faticoso. Ci sono volute 5 guerre e un sacco di diplomazia. Dai, dopo tutto sto sbatti, che voglia avete di separarvi? Ancora oggi esistono diverse comunità secessioniste in Italia. Altoatesini, neoborbonici, venetisti, sardisti, tutti uniti da un'unica passione: la fine della dipendenza dall'Italia. Siamo un popolo diviso, con discriminazioni interne e fortissime identità culturali su base regionale. Però dai, almeno abbiamo la cotoletta, i bucatini, l'anduia, le lasagne. Vuoi mettere a mangiare ogni giorno patate come in Germania? Nonostante tutto, in realtà la stragrande maggioranza della popolazione è a favore dell'unità d'Italia, perché siamo tutti una grande famiglia. Finché gioca la nazionale, perché nei derby ne riparliamo.